La Liguria ancora nella morsa del maltempo, dopo aver interessato il Levante nella notte. La pioggia ha colpito nel pomeriggio il Ponente di Genova e il Savonese, allagamenti al confine con Piemonte e Lombardia. Ripresi a rapallo i lavori per la posa delle tubature del nuovo depuratore in zona Ronco. L'amministrazione ha deciso l'utilizzo delle aree esterne. Sarà realizzato un campo di padel. Ogni battezzato coopera all'annuncio della parola di Dio. È l'invito di Papa Francesco nella giornata missionaria mondiale. I credenti, ha detto, sono chiamati a portare ovunque la buona notizia. Fare catechismo non è un servizio ma una chiamata. È la riflessione dei catechisti della Val Petronio riuniti con il Vescovo per la visita pastorale. Ribadito l'invito a curare la propria formazione personale. Sta per concludersi il pellegrinaggio diocesano in Sudafrica, un'esperienza di integrazione e pacifica convivenza. Nella capitale, Città del Capo, convivono 9 tribù diverse. Tradizione, accoglienza, percorsi di studi individuali sono i punti forti della scuola cattolica, il cui ruolo non è sempre difeso dallo Stato. Questa sera la diretta TV, ospite in studio il Vescovo di Chiavari. Buonasera, buonasera a tutti, gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. Dopo il violento ma breve passaggio temporalesco tra la notte e il primo mattino che ha interessato anche il Levante, lo scenario meteo sulla nostra regione è rimasto e rimane tuttora fortemente instabile. Nel pomeriggio il grosso delle precipitazioni si è concentrato nelle zone alle spalle di Genova e Savona, dove si sono verificati anche episodi di allagamenti ed esondazioni di alcuni torrenti. A essere particolarmente colpita la zona dell'Alessandrino. Disagi al traffico autostradale e ferroviario. Abbiamo fatto il punto con l'assessore alla protezione civile regionale Giacomo Giampedrone. Lo ascoltiamo. Una situazione che anche nel pomeriggio ha riversato sui nostri territori, soprattutto su Genova e l'entroterra di Genova, un quantitativo d'acqua molto importante che era quello che purtroppo ci aspettavamo già da una settimana. Abbiamo specificato già oggi che allerta arancione significava non abbassare la guardia, ma semplicemente limitare un territorio dove ci aspettavamo ingenti piogge. Quanto accaduto, ancora in questi minuti stiamo gestendo alcune situazioni emergenziali nei comuni di Campo Ligure e di Rossignone, che sono proprio al confine con il Piemonte e che ci stanno dando, come dire, particolari problemi per le intense piogge che sono ancora in atto. Quali sono i corsi d'acqua messi sotto stress da queste precipitazioni? Ma direi che tutti i corsi minori e quindi tutto ciò che riguarda il reticolo minore dei comuni che sono stati toccati dalle piogge, direi nelle ultime settimane, hanno risposto in maniera molto repentina. Aggiungerei che purtroppo sono molto saturi e quindi basta un minimo quantitativo di pioggia per farli riprendere la loro attività quasi ai limiti di esondabilità. E quindi stiamo assolutamente monitorando tutto, sentendo i sindaci con i centri operativi comunali. Fortunatamente, rispetto al quadro di allerta rossa e arancione delle ultime 24 ore, i disagi che stiamo patendo sono comunque dentro i limiti di disagi gestibili dalle protezioni civili dei singoli territori. E questo è un bel dato, perché evidentemente fino ad ora il nostro territorio ha retto rispetto a quantitativi molto importanti d'acqua. Resta l'allerta gialla almeno fino alla mattinata di domani alle 8. Qual è lo scenario meteo che si va prefigurando per queste ore? Direi che è una situazione che sicuramente ci accompagnerà fino a domani mattina, poi l'allerta finalmente cesserà. Nelle prossime 24-48 ore dovrebbe esserci una prima tregua per poi annunciata un'altra perturbazione in arrivo, che ha una caratteristica di essere certamente più veloce di quella che ci sta attraversando ancora in questi minuti e che probabilmente ci attraverserà tra la notte di mercoledì e giovedì, ma saremo evidentemente più precisi dai prossimi bollettini della metà giornata di domani. E come abbiamo sentito, resta in vigore nelle prossime ore l'allerta meteo per piogge e temporali. Sarà di colore arancione sin dalla mezzanotte per le zone di Genova, Savona e rispettivi entroterra, per poi diventare gialla sino alle 8 di domani mattina. Resta gialla invece l'allerta per il Levante Ligure, sempre fino alle 8 di domani mattina.
E di nuovo transitabile la strada comunale per Mocconesi Alta, bloccata da questa mattina per l'uscita di strada di un tir con rimorchio poco prima delle 16, grazie all'impiego di una gru e dopo essere stato alleggerito dal carico, il rimorchio del mezzo pesante è stato sollevato e riportato in carreggiata. Il mezzo pesante, che trasportava pellets ed era diretto verso un'azienda agricola, era uscito di strada molto probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia e dalle foglie cadute. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari e i volontari della sezione di Mocconesi del Radio Club Levante. Ricorre domani il 5° anniversario del crollo del ponte di Carasca, a causa del quale persero la vita due cittadine della Val Fontanabuona, Lino Gattorna e Claudio Rosasco. Per fare memoria di quel giorno e per ricordare le due vittime, domani sera alle 20.30 si svolgerà un momento di commemorazione con la deposizione di alcune corone di fiori sulla targa che si trova al centro del nuovo ponte. Si sono concluse le ricerche del cercatore di funghi scomparso ieri pomeriggio a Fontanigorda e purtroppo trovato privo di vita in questo pomeriggio. Le operazioni erano iniziate ieri sera intorno alle 22 per la copertura radio di Nucleo Telecomunicazioni dei Vigili del Fuoco, che hanno attivato dei ponti campali, permettendo così a tutti i soccorritori di poter comunicare col posto di comando avanzato dei Vigili del Fuoco che coordinava appunto le ricerche. Il ritrovamento dell'uomo purtroppo deceduto è venuto da parte di un altro cercatore nel bosco dietro la locanda al valico nella zona chiamata Lago Dubettin, nei pressi del Passo del Fregarolo. Per il recupero della salma, oltre ai vigili del fuoco di Chiavari, sono intervenuti anche il soccorso alpino. L'identificazione e la constatazione del decesso è stato effettuato dai carabinieri e dal medico del 118. Nonostante gli stop delle ultime ore per le avversità del meteo, hanno ripreso a rapallo le operazioni per la posa delle tubature del nuovo depuratore. Gli operai nei giorni scorsi sono ritornati al lavoro nel letto del torrente Boate. Da oggi per i prossimi 10 giorni sarà chiusa via Maggiocco per collegare il vecchio impianto con quello in costruzione. Intanto l'amministrazione ha deciso cosa verrà ospitato nell'area esterna della struttura del nuovo depuratore. Sarà realizzato un campo di padel. Il servizio da rapallo. Proprio in questi giorni è ripreso la posa del tubo di adduzione del depuratore a Ronco. In questi giorni verranno riaperti gli scavi in via Dante, quindi zona piazza 4 novembre, e proprio propedeuticamente a questo il mercato per i prossimi 3 giovedì/4 giovedì verrà spostato su via Gramsci proprio per permettere questi interventi. Dalla parte invece a levante della città verrà chiusa al traffico per una quindicina di giorni via Maggiocco proprio per permettere l'allaccio finale del depuratore. Questi sono lavori che interessano le condutture. A che punto siamo invece con la struttura vera e propria del depuratore? La struttura, diciamo che dal punto di vista della sua staticità, è completata ed le vasche sono già pronte. Ora si sta cominciando a tutto quello che è l'arredo, chiamiamolo arredo esterno, comunque la finitura esterna del depuratore, compreso la risistemazione del tetto del depuratore. Si sta valutando anche per gli impianti che andranno a corredo della struttura? Assolutamente sì, lì è stata fatta una valutazione importante da parte dell'amministrazione insieme al sindaco Bagnasco e al consigliere Vittorio Pellerano sulla tipologia di intervento da porre in atto sul tetto del depuratore. Lì era in origine un'area esclusivamente a verde, ma la valutazione è stata del fatto di dargli una valenza sportiva, un po' anche in ottica della nostra visione sulla città di Rapallo. Quindi fra le valutazioni che sono state fatte, la pista di atletica, ma le dimensioni purtroppo non lo permettevano, perché anche quello è un punto che sarebbe da andare a mettere mano dal punto di vista sportivo, giochi di squadra, che però non permettevano parcheggi così ampi e abbondanti. Quindi si è optato per uno sport che sta avendo grandissimo successo nelle zone limitrofe, che cioè il paddle, che è una sorta di tennis misto tennis squash, mi scuso magari con gli appassionati che non sia proprio la definizione corretta, però uno sport che sta avendo molto successo. Oltre ai due campi ci sarà una zona coperta dove ci saranno uno spogliatoio uomo-donna, ci sarà un ufficio e una zona comune, oltre una piccola area dove poter fare riunioni fino a 100 di persone.
I primi due mezzi a motorizzazione elettrica sono arrivati nel deposito della sede dell'ATP di Carasco. Alla fine del mese saranno attivi sulla linea che collega Sestri Levante a Chiavari. Si tratta di due bus lunghi 12 metri per un'altezza pari a 3,40 m col sistema di alimentazione elettrico e di propulsione hybrid drive, progettato per rispondere ai bisogni di rendimento, di emissione e di durata delle condizioni di trasporto. I test sugli autobus ibridi disponibili fino ad oggi confermano un risparmio nel consumo di diesel e quindi una riduzione fortissima per quanto riguarda le emissioni. Il veicolo è anche a pianale ribassato per permettere di inclinare il lato destro del veicolo per consentire un accesso più comodo. La rampa disabili, situata sulla porta centrale in prossimità della postazione carrozzina, mentre oltre alle normali dotazioni di estintore, il veicolo è equipaggiato con un impianto fisso di estinzione a nebulizzazione di acqua. Pagina ecclesiale del nostro giornale. Nella giornata missionaria mondiale, il Pontefice ha presieduto la Santa Messa nella Basilica Vaticana. Il cristiano, ha spiegato Francesco nell'omelia, va con amore verso tutti perché la missione non è un peso da subire, ma è un dono da offrire. Da qui l'invito, ribadito alla preghiera dell'Angelus, i credenti sono chiamati a portare ovunque, con nuovo slancio, la buona notizia è che in Gesù la misericordia vince il peccato, la speranza, la paura, la fraternità vince l'ostilità. La sintesi curata da Radio Vaticana, la vediamo insieme. Monte, salire, tutti. Sono queste le tre parole che Papa Francesco ha scelto di dedicare ai missionari di tutto il mondo nella Santa Messa in San Pietro per la loro 93esima giornata mondiale. Il monte è sempre stato il luogo dei grandi incontri tra Dio e l'uomo, dove si vede dall'alto l'insieme, dove il Signore ricorda che i fratelli e le sorelle non vanno selezionati ma abbracciati. Al monte ci si arriva solo salendo, alleggerendosi e rinunciando alle cose materiali che rimpiccioliscono il cuore, che deve slanciarsi oltre le dogane umane e raggiungere tutti, come Dio non si stanca di ripetere. In questo andare verso l'altro, il missionario deve farsi discepolo e testimoniare agli altri l'amore che ha ricevuto. Questa è la missione, donare aria pura di alta quota a chi vive immerso nell'inquinamento del mondo. Portare in terra quella pace che ci riempie di gioia ogni volta che incontriamo Gesù sul monte, nella preghiera, mostrare con la vita e persino a parole che Dio ama tutti e non si stanca mai di nessuno. All'Angelus Papa Francesco ricorda che l'odierna giornata missionaria mondiale è un'occasione propizia affinché ogni battezzato prenda più viva coscienza della necessità di cooperare all'annuncio della parola, all'annuncio del regno di Dio mediante un impegno rinnovato. In questo tempo che è così, i credenti sono chiamati a portare ovunque la buona notizia che Gesù, la misericordia, vince il peccato. La speranza vince la paura, la fraternità vince l'ostilità. Cristo è la nostra pace e in Lui ogni divisione è superata. In Lui solo c'è la salvezza di ogni uomo e di ogni popolo. La visita pastorale che il Vescovo diocesano sta conducendo nei vari ambiti della diocesi prevede sempre un momento d'incontro con i catechisti chiamati a dare concretezza all'annuncio del Vangelo alle famiglie e ai ragazzi. Per le parrocchie dell'ambito della Val Petronio l'incontro si è svolto a Castiglione Chiavarese. È stato un momento molto concreto di confronto e di affronto delle fatiche e della gioia della chiamata ad essere catechisti. Vediamo. Formarsi per formare, che significa meditare la parola, conoscere la verità che dà la vita e andare a fondo del progetto catechistico diocesano. È uno degli spunti di riflessione emerso nell'incontro fra i catechisti dell'ambito pastorale della Val Petronio ed il Vescovo. Un invito, quello a curare la propria formazione, che non è mai scontato e che emerge come esigenza prioritaria nell'annuncio. Per stare bene coi bambini ho bisogno innanzitutto di essere nutrita io, quindi questi incontri servono a me.
personalmente per essere nutrita, per riuscire poi a portare quello che sento qua e quello che riesco a prendere ai bambini stessi. È importante avere effettuare un percorso di formazione, ma in diversi ambiti, ecco, che preveda diverse tappe per poi essere sicuramente più per offrire più idee ai bambini. Nella preparazione confrontarsi un po' anche tra di noi catechisti, in particolare anche nei nostri gruppi, diciamo. E poi anche io penso sempre pregarci anche sopra. Saper adeguare la comunicazione alla crescita dei ragazzi è una delle sfide dei catechisti oggi, ma questo aspetto non può prescindere dalla coerenza fra l'annuncio e la vita. Senza coerenza non vai da nessuna parte, i bambini l'avvertono, hanno bisogno di leggere nei tuoi occhi quello che tu stai dicendo. La fatica maggiore è il coinvolgimento delle famiglie nella pastorale, soprattutto nella partecipazione all'Eucarestia. L'importanza, anzi fondamentale, è quello il coinvolgimento della famiglia, perché i ragazzi, i bambini chiaramente non frequentano la messa se chiaramente i genitori non li fanno andare. E quindi è fondamentale l'evangelizzazione degli adulti. Sentendo i genitori questo attaccamento a questa partecipazione alla messa, anche i figli vengono regolarmente. La comunione che si sta realizzando nei vari ambiti della diocesi però è uno degli aspetti fondamentali ed è la risorsa essenziale anche nell'annuncio di ogni catechista. È una cosa bellissima che ci permette di confrontarci, di incontrarsi, di condividere le esperienze, oltre che le fatiche, le gioie che facciamo, e questo davvero ci aiuta, aiuta ciascuno. Una cosa di questo incontro che ti è rimasta? La consapevolezza che siamo chiamati a seminare, che non è detto e non che i frutti li vedremo, non possiamo sapere se ci saranno, non ci saranno, perché questo poi è nelle mani del Signore. Sta per concludersi il pellegrinaggio diocesano in Sudafrica. Domani i pellegrini, dopo il safari mattutino, partiranno alla volta dell'aeroporto internazionale di Johannesburg, dove si imbarcheranno alla volta dell'Italia. L'arrivo a Genova è previsto mercoledì. Nei 9 giorni di viaggio i partecipanti hanno potuto entrare in contatto con realtà molto diverse tra loro, ma molto integrate ed accoglienti. Sentiamo alcune impressioni raccolte da Don Fabio Mazzino. I pellegrini della diocesi di Chiavari hanno potuto conoscere da vicino una realtà, quella del Sudafrica, dove si fa esperienza di convivenza e integrazione. Il percorso proposto loro ha toccato diverse realtà, a partire dalla capitale, Cape Town, dove convivono 9 tribù con lingue e tradizioni diverse. Per questa sua caratteristica è considerata la piccola Europa africana. Filippo Giancani, guida del gruppo di pellegrini, vive in Sudafrica da 22 anni. Nella mia esperienza personale, sono sempre stesso in giro, nelle città, fuori città, non ho mai assistito a una scena di gente che si manchi di rispetto, di odio verso un'altra persona o di rabbia o di situazioni in cui uno pensa che ci siano delle tensioni sociali, come molti possono pensare, data la storia triste, l'apartheid, ovviamente, che ha ovviamente caratterizzato tutto il dopoguerra in Sudafrica. Un safari nella natura, ma anche nell'anima, per i nostri pellegrini che hanno celebrato l'Eucaristia sotto una giacaranda e condiviso qualche tempo con gli ospiti dell'orfanatrofio di Mpumalanga. Io ho scelto di fare questo viaggio per ammirare una nazione ricca di cultura, di natura e di varietà anche che c'è tra questi popoli, perché è una nazione con 9 etnie diverse che convivono pacificamente tra di loro e si sono perfettamente ambientati nelle stesse città. In Sudafrica sono 80% i cristiani, di cui 8% i cattolici. Ci sono multiforme presenze cristiane e chiese africane. La relazione tra le diverse denominazioni in Cape Town. I rapporti con le altre religioni sono buoni. Ci incontriamo, sacerdoti, pastori, leader delle chiese, e discutiamo su come migliorare il rapporto tra le nostre comunità. Nel ritmo incalzante del viaggio si sono inseriti anche momenti di convivialità gioiosa e di confronto con le nostre realtà. Qua ci sono ancora i grappoli in fiore, mentre da noi abbiamo già la vendemmia quasi completata. Ma il vino quando è buono è buono, buonissimo. Sì, sì.
Sono arrivati ieri sera gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Morano di Caivano, in provincia di Napoli, che frequenteranno diverse attività presso il villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogorno. I ragazzi sono arrivati ieri sera a Chiavari, trascorreranno una settimana nel nostro territorio, condividendo con i loro coetanei del villaggio lezioni in aula e attività di conoscenza del comprensorio. Sono 6 gli studenti accompagnati da un docente che arrivano dalla regione Campania. L'Istituto Morano si trova a Caivano, nel quartiere di Parco Verde, una zona difficile a causa della presenza della malavita. Grazie all'arrivo qualche anno fa di una donna molto determinata, Eugenia Carfora, attuale dirigente, la scuola è diventata un luogo di riferimento per un investimento sull'educazione e la cultura dei giovani. Carfora ha visitato il villaggio lo scorso gennaio a margine di un incontro tenuto a Chiavari per gli insegnanti, curato dall'ufficio scuola della diocesi. Da questa occasione è nato un interesse per condividere un tratto di strada nel segno della bellezza educativa. Dal 25 al 29 novembre alcuni studenti del villaggio insieme ai loro insegnanti saranno ospiti appunto nell'Istituto Caivano di Napoli. Il progetto è curato dal villaggio e dal Morano col supporto dell'ufficio scuola della diocesi chiavarese. Tradizione, accoglienza, percorsi di studio che prendono in considerazione l'unicità del ragazzo sono i punti forti della scuola cattolica, il cui servizio non sempre viene riconosciuto dallo Stato. Affronteremo il tema proprio questa sera su Direttamente Su, vediamone un'anticipazione nel servizio che segue. Il rapporto del Centro Studi Nazionale per la Scuola Cattolica scatta la fotografia annuale degli istituti paritari. Nell'anno 2018-19 erano 12.547, di cui il 63,4% di scuole cattoliche. Qui gli alunni complessivi sono 570.000, oltre 52.000 i docenti. Il settore, il cui servizio non sempre viene riconosciuto dallo Stato come dovrebbe, punta per resistere ad alcuni aspetti insostituibili, come la tradizione, il carisma originario, l'accoglienza di tutti i ragazzi, non soltanto chi è cristiano, come spesso si pensa, e lancia una sfida, l'evoluzione da una prospettiva pedagogica a una prospettiva didattica, rispettosa dello sviluppo integrale del ragazzo. Nella diocesi di Chiavari si sta facendo da tempo. Quella dei percorsi di studio individuali non è un'utopia, basta avere a cuore il bene dello studente. Ce ne parla Simonetta Presa del Maria Luigia di Chiavari. Perché ognuno ha le sue attitudini, i suoi punti di forza, le sue debolezze, i suoi tempi, no? Ma ognuno è fatto bene per come è fatto, non siamo sbagliati, no? Si tratta di essere educati semplicemente. Evidentemente è impossibile che ognuno ci abbia esattamente il suo percorso. Più che altro ho dei ragazzini che hanno determinate difficoltà e io penso un percorso di compiti a casa, di strumenti che possono usare adatti a loro, no? Quindi anche dal punto di vista di altri. Però più che altro è come una posizione dell'adulto nei confronti del bambino, cioè il bambino che hai davanti non è un incidente, no? Ma il bambino con tutte le sue fragilità, con le sue debolezze, con la fatica che a volte fa fare, però è fatto bene, non so come dire, no? Dio l'ha voluto così e di lì è una ricchezza anche per l'adulto, quindi l'adulto cambia, si fa interrogare dal rapporto col bambino e entra in un rapporto personale. Bene, istituti cattolici, una scuola per tutti è il titolo della diretta televisiva di questa sera. Ospite in studio il nostro vescovo diocesano, Monsignor Tanasini, e la rettrice del Maria Luigia Simonetta Presa, collegata da Milano, Suor Anna Moni Alfieri delle Marcelline, docente ed esperta di politiche scolastiche. L'inizio 21:10, Telepace 1, canale 15, nel vostro telecomando. Nell'ambito dei servizi di contrasto alle cosiddette stragi del sabato sera, i carabinieri di Chiavari hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica un 73enne di Torino al quale è stata ritirata la patente di guida. Un 62enne di Chiavari è stato denunciato per molestie e disturbo a persone dopo che in stato di ubriachezza all'interno di un esercizio pubblico cittadino insultava e molestava avventori e dipendenti. Nello stesso contesto sono state elevate delle sanzioni amministrative a un 45enne e a un 20enne per guida in stato di ebbrezza.
Ancora cronaca, tre giovani, di cui due ragazze, una maggiorenne e due minorenni residenti a Milano e un 17enne di Livorno, sono stati denunciati dai carabinieri di Santa Margherita Ligure per possesso di documenti di identificazione falsi. I tre, la scorsa notte, dopo aver realizzato due carte di identità attestati la maggiore età, avevano tentato di entrare in una nota discoteca sammargheritese. Ha preso servizio quest'oggi il nuovo direttore della struttura complessa di anestesia e rianimazione dell'ASL 4 Chiavarese. Si tratta della dottoressa Monica Bonfiglio, prima classificata nell'ambito della terna di idonei alla procedura concorsuale espletata, che ha evidenziato la rilevante esperienza professionale acquisita nella disciplina. Resterà aperta ancora per 6 mesi la mostra Luzzati, disegni, oggetti e multipli teatrali, ospitata all'interno del Centro Culturale Museo dei Fieschi a Cogorno. Le opere in esposizione saranno visibili fino a domenica 26 aprile 2020. Il centro è aperto sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Su richiesta è possibile programmare visite fuori orario. Ufficio Turismo Comune di Cogorno, il numero telefonico 0185 38 57 33. Lo scultore di Santa Margherita Ligure Edoardo Ceccardi ha realizzato un mezzo busto in terracotta del conduttore televisivo Fabrizio Frizzi, scomparso un anno e mezzo fa. Molte delle opere dello scultore Ceccardi, tra cui una maternità sempre in terracotta, si possono ammirare insieme a quella di altri artisti nella sala espositiva Maestri e Mestè del Civico Museo delle Tradizioni Marinare. L'artista in questo caso ha manifestato il desiderio di donare la sua opera alla sede RAI di Roma, l'azienda alla quale Frizzi ha legato la sua carriera professionale che recentemente gli ha intitolato alcuni studi televisivi. Una festa d'autunno per trascorrere un pomeriggio in allegria e in compagnia è stata organizzata all'interno della residenza protetta Casteldonino a Favale di Malvero per allietare gli anziani ospiti della casa e al tempo stesso festeggiare un compleanno centenario. La giornata è stata allietata dallo spettacolo del mago Alexo, presidente dell'associazione culturale e teatrale Un Salto nell'Arcobaleno. A spegnere le 100 candeline la signora Giuseppina Zerega, originaria di Cicagna, da molto tempo ospite della struttura di Favale. A festeggiarla i nipoti, il sindaco Ubaldo Crino, il sindaco facente funzioni di Cicagna, Sonia Gardella, che ha regalato alla nonnina una targa. Al termine, merenda a base di castagnaccio e l'immancabile torta di compleanno. Passiamo allo sport, quarta sconfitta in Serie D per la Lavagnese. Nell'ottava giornata di campionato i bianconeri sono stati fermati sul 2-0 in trasferta dal Fossano. A segno una doppietta di Sangare. I ragazzi di Mister Nucera restano fermi a 6 punti, terz'ultimo posto insieme al Vato. E ora, come di consueto, andiamo a vedere la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani. Può partire la sigla. Appuntamenti in agenda per martedì 22 ottobre. Come ogni martedì, il mercato agricolo e delle autoproduzioni è presente in via Salvia, Sestri Levante. Dalle 9 alle 13 ci saranno le bancarelle con alimenti a chilometro zero. Dalle 9 alle 14 apre le visite il Museo Archeologico di Chiavari in via Costa Guta. Su prenotazione si può richiedere un servizio didattico gratuito. Il Museo Scientifico Sanguinetti Leonardini è aperto ogni martedì mattina dalle 9 alle 12 nei locali del Seminario Vescovile di Chiavari con ingresso da Piazza Nostra Signora dell'Orto. A Genova in Regione alle 14 sarà presentata l'edizione 2019 del Festival della Scienza. Saranno resi noti i dettagli del programma con la partecipazione delle istituzioni e del Comitato Scientifico e Operativo. Cesare Dotti terrà una nuova conversazione nell'ambito del corso di cultura genovese, organizzato dall'Associazione U Castello de Chavai. L'appuntamento è alle 16.30 nella Sala Livellara di Via del Pino. Parlerà dei fichi, un frutto speciale nella Liguria di un tempo. Le norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione, oltre i 12 metri, e l'obbligo dei piani di evacuazione e di gestione delle emergenze. Se ne parlerà a partire dalle 17 a Chiavari, nei locali del Gran Caffè de Filla. È un'iniziativa di Assoforma in collaborazione con ANACI e la società di servizi Helios. Ultima è il titolo della mostra conclusiva per l'esperienza della Galleria Cristina Busi di Chiavari. Si tratta di un'esposizione collettiva dei principali autori che dal 1984 hanno collaborato con la Galleria. Resterà allestita fino al 29 di dicembre, si può visitare il venerdì, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.30.
Con l'agenda termina il giornale anche per questa sera. Prossimo appuntamento con l'informazione domani 12.45. Tiguglio Oggi. Grazie per la vostra cortese attenzione. Vi lascio ai programmi serali sulla nostra emittente, in particolare direttamente su. Arrivederci.